Dopo aver costruito il campo di Neisu, noi di Sports Around the World abbiamo deciso di tornare nella Repubblica Democratica del Congo con un progetto nuovo. Il paese, dal 1996, è nel bel mezzo di una guerra che ha causato più vittime delle guerre in Iraq, Afghanistan e Darfur messe insieme. Il Congo è il paese del mondo più ricco di materie prime. Il coltan per produrre i nostri cellulari, computer e macchine elettriche. L'oro e i diamanti per i nostri gioielli. Eppure, i congolesi sono una delle popolazioni più povere al mondo. Le guerre che si sono susseguite a partire dal 1996 hanno dato luogo a tragedie spesso irreparabili. Nella città di Bukavu, nella regione del Kivu meridionale, 20 anni fa un medico decise di aprire una clinica per permettere alle donne di partorire in sicurezza durante il conflitto. Ma la clinica divenne ben presto un luogo per curare le migliaia di donne che venivano sistematicamente stuprate in guerra. Quest'uomo si chiama Denis Mukwege e nel 2018 ha vinto il premio Nobel per la pace. Il suo ospedale, nel quartiere di Panzi, opera chirurgicamente le donne, offre supporto psicologico e le aiuta a reintegrarsi nella società. Di fianco al suo ospedale, 10 anni fa, i padri saveriani hanno fondato una scuola per permettere ai bambini del quartiere di avere un'istruzione. Noi di Sports Around the World abbiamo avuto la possibilità e l'onore di costruire una nuova Sports Academy in questo istituto. Oltre alla costruzione della struttura, ci occuperemo della formazione e retribuzione degli allenatori e della fornitura di materiale tecnico. Fra la scuola primaria e quella secondaria ci sono circa 1200 studenti e dar loro la possibilità di giocare e divertirsi ogni giorno è il nostro principale obiettivo. Inoltre, nelle ore pomeridiane il campo sarà aperto a tutti i bambini e ragazzi del quartiere. Con il nostro progetto ci proponiamo di avvicinare gli studenti allo sport, ridurre la microcriminalità e dare ai giovani di Panzi un posto dove stare, giocare e divertirsi in serenità ogni pomeriggio. Però da soli non possiamo farcela, abbiamo bisogno di tutti voi. Il costo di questo progetto è 12.000 euro. Se ogni persona che guarderà questo video deciderà di donare anche solo 10 euro, raggiungeremo la quota prevista in brevissimo tempo. Per noi sono solo pochi euro, per i ragazzi di Panzi è la speranza in un futuro migliore. Chers amis des sports around the world, bonjour. Je tiens à vous exprimer mon sentiment de gratitude pour votre soutien au projet sportif à Panzi. Ce projet rencontre bien les attentes des jeunes de Panzi qui, malgré leur talent, manquaient les infrastructures sportives pouvant leur permettre d'exprimer leurs atouts. Je suis convaincu que le sport peut être un moyen pour promouvoir l'agrégation et fournir un lieu de rencontre et de croissance pour une jeunesse. Je vous encourage à soutenir ces projets précieux pour nos jeunes de Panzi. Mes amitiés.